Ho conosciuto questa ragazza. È una fan? Perché raga dovete sempre farmi queste domande del cazzo? È una fan. È un problema? Cioè, perché lo state dicendo con questa accezione negativa? Ma sì, cosa? A meno di 20 anni. Allora, ragazzi, innanzitutto l'età è soltanto un numero, come prima cosa, ed è un costrutto sociale sbagliato. Ascoltatemi un attimo. L'SLS alla mia età, è del 98. Non è 2008, ragazzi, è 98. Secondo voi, chat, se una ragazza mi scrive e mette qualche like, io le scrivo a questa ragazza, secondo voi, chat? No, ma ragazzi, ma cosa pensate? Ma raga, ma che cazzo pensate di me, raga? Se una tipa mi mette il follow e dei like, io non le scrivo. Ma siete stupidi? Non lo faccio. Però, con questa... Ma amico, vedete perché non vi si può raccontare un cazzo, eh? Mi dà fastidio parlare con voi di ste robe. Sentirmi giudicato da una manda di coglioni. No, comunque, for real, non le ho scritto. E lei, tipo a distanza di qualche giorno, mi ha mandato un reel, tipo world record della persona che non si è lavata per più giorni. E io ci ho pensato. Ho detto, ma che cazzo è? Cioè, perché me l'ha mandato? Minchia, ho detto, me l'avrà mandato apposta perché si guarda le live e sa delle bad della doccia. Cioè, ha senso il mio ragionamento. Allora io le ho risposto, bad della doccia. E lei, punto di domanda. E Giorgezio le ha scritto un messaggio che l'ha distrutta. È stato, vabbè, potevi trovare una scusa migliore per scrivermi al posto che mandarmi un reel del cazzo. E fa, no, ma in realtà no. Poi abbiamo parlato un attimo e io gliel'ho buttata giù subito. Dai, sabato sera andiamo a berci qualcosa. Ok. E io le ho detto, vabbè, tanto visto che sei vicino casa, c'è la macchina, guidi, eccetera, sei piena zeppa di soldi, minchia, offri te e vieni pure a prendere, ok? E organizza pure te l'uscita, va bene? Ovviamente non mi son fatto venire a prendere, perché siamo usciti nella città dove abita lei e quindi era scomodo venire fino a casa mia per poi andare da lei. Allora, su Instagram c'aveva le foto con un po' di filtri. Dalle foto sembrava figa, però ho detto, cazzo, non è che sono soltanto filtri sta roba. Quindi onestamente avevo un po' paura. Parcheggio, ci vediamo davanti al locale, la vedo bassa, magra, che sono proprio le due prerogative del Giorgezio, chat, scusate se c'è qualche grassa alta. Più bella dal vivo che in foto. È stata una bella serata, onestamente. Mi sono divertito molto. Lei una pazza scatenata. Poi, raga, lei seguiva le live. A un certo punto io dico qualcosa. Lei fa un ragionamento e conclude il ragionamento dicendo, vabbè, è ovvio, per forza. Raga, ve lo giuro su Dio. Davanti a lei. Per forza! Siamo andati tipo in un vicolo a fumarci una canna. E io ho detto, vabbè, io non fumo, perché raga, io se fumo muoio. A un certo punto ho detto, vabbè, fumiamo. Raga, faccio due tiri. Tiro morto, è poco, eh. Continuavo a camminare in tondo, perché se stavo fermo sentivo veramente il peso del mondo sulla mia schiena. Mi stavo immaginando tutto quanto il pianeta Terra che si stava appoggiando sulla mia schiena. E io camminavo e vedevo il pianeta Terra che non riusciva ad appoggiarsi e si incazzava. Cioè, io vedevo sta cosa, ragazzi, per due tiri di canna. Raga, c'è stato un momento in cui sentivo che dovevo fare dei rottini del cazzo. Però nella mia mente scatta la paranoia che è, bro, mi sa che devo sboccare. E man mano mi saliva tipo l'aria, facevo dei rottini dentro e dicevo, bro, se io sbocco è la fine. Non ho vomitato. Torniamo alla macchina. Allora, non so se lei se ne è resa conto, spero di no, però raga, ve lo giuro, a guidare io stavo morendo in macchina. Veramente, veramente in difficoltà. Vabbè, lei abitava a distanza di 3-4 minuti dove avevo parcheggiato. L'ho accompagnata a casa e vado per salutarla. Per salutarla le do un bacio sulla guancia. Allora, ragazzi, premessa, io ero molto fatto. Dandole un bacio sulla guancia, lei c'aveva gli occhiali, anche io c'avevo gli occhiali tirano tipo incastrati e si sono mossi. E raga, io ho fatto un discorso che non so quanto sia durato sul fatto di quanto è scomodo baciarsi con gli occhiali. E in tutto ciò lei, mentre facevo sto discorso, e non so cosa ho detto in sto discorso, lei mi guardava. E poi c'è stato un momento di silenzio che c'era lei dritto che mi guardava, io zitto che la guardavo e non capivo se dovevo baciarla o meno. Ho detto, vabbè, ciao. Ma povera ragazza, cosa? Mi si è spisciata la ridetto la serata. Poi il fatto che oggi non mi ha risposto è perché c'ha mille robe da far lei e mi deve ancora rispondere un po' di messaggi. Ah, raga, una roba fuori di testa, raga. Sta roba proprio non la capisco. Allora, ci salutiamo. Lei scende dalla macchina. Io non so quanto tempo sia passato, però mi è venuta in mente una frase che dovevo dirle. Abbasso il finestrino, la chiamo. Sara, Sara. Io guardo e non c'è più ed era completamente scomparsa. E là mi son messo a ridere come un coglione e per 5 minuti lunghi ero convinto che si fosse smaterializzata completamente, raga. Ma completamente smaterializzata, raga. Vi giuro. Tutto ciò con due tiri, ragazzi. Però la domanda che vi volevo fare io è questa. Se una ragazza ti dice, oh, poi mi puoi scrivere per favore quando arrivi a casa, così almeno posso andare a letto, chat, è solo gentile o lo vuole?
lo vuole. Alice, Alice, è persa. Lo sapevo, certo. Minchia, io comunque se dovessi ascoltare voi, io penso che finirei in carcere nel giro di qualche giorno, raga. O forse era veramente genuinamente preoccupata del fatto che potessi morire. Ma raga, voi non avete idea di cosa sia successo dopo. Parto con la macchina e da casa sua a casa mia sono 15 minuti. Dovete capire alcune robe. La primissima roba è che lei mi aveva detto: mi raccomando, appena arrivi a casa, scrivimi. Lei sapeva che da casa sua a casa mia c'erano 15 minuti. Io non volevo deluderla, però raga, io avevo veramente tanto fame. E durante il viaggio pensavo: zio, ma se mi fermo a prendere il kebab e perdo quei 5-7 minuti, non è che lei si arrabbia che non le ho scritto che sono tornato a casa? O magari si impensierisce del fatto che ci sto mettendo troppo e va in paranoia? E quindi per tutto il viaggio pensavo: zio, non posso fermarmi a prendere il kebab io. Come ci rimarrà questa? Ma poi se vado a prendere il kebab, cosa faccio? L'avviso? Cazzo, ma se si avviso, lei mi potrebbe rispondere con: andavamo insieme, stronzo. E quindi si incazza ancora di più. E se invece non le avviso che arrivo a casa? No, raga, io che cazzo faccio? E nel mentre guidavo, raga, allora mentre guidavo io flashavo luci blu ovunque, raga, e dicevo: orco di... non c'era mai niente. L'unica roba che secondo me è ancora un po' sospetta adesso è un furgoncino bianco. Aspettate un attimo. C'era questo furgoncino bianco dietro di me e io avevo l'impressione che questa persona mi stesse filmando col telefono, perché io, guardando fisso dallo specchietto retrovisore, guardando dietro per cercare di capire se fossero polizia o meno, non ero proprio dritto nella strada, ma era tipo un po' tra una curva, tra una corsia e l'altra, perché guardavo quello. E nel mentre pensavo: cazzo, non sono nella corsia perfetta, questo qua sta mandando un video e manda il video agli sbirri, io sono certo di sta roba. E zio, e non sapevo cosa fare. Stavo malissimo. A un certo punto ho avuto la brillante idea: raga, io adesso accelero. Se sto furgone mi segue, sono fottuto stanotte. Quindi io accelero. Normalmente ero convinto che stavo andando a 200 all'ora, ma ripensandoci ero tipo 80, in una strada che è il limite tipo 90. Però il furgone anche lì non l'ho più visto, quindi ho detto: boh, non era niente. Ragazzi, mo fermate tutto quello che state facendo, perché il trip che vi sto per raccontare è un po' astratto. Ricordatevi sempre il fatto che continuavo a pensare a: mi posso fermare al kebab bar o non posso fermarmi. E nel mentre prendo la decisione: mi fermo dal kebab bar, prendo il kebab, torno a casa, le mando la foto a casa e gli dico: ci sono. Quindi la mia idea era quella di accelerare in autostrada. Il limite lì è 110, ma in quella strada di notte la fai a 180 e non succede niente. Non l'ho mai fatta, guardie. Io lì, raga, sarà il fatto che la macchina non mi piaceva, sarà il fatto che era una macchina un po' più grossa rispetto alla mia classe A, sarà il fatto che ero fatto, io ero convinto di stare andando a tuono, ma in realtà stavo andando a 130. Strada a tre corsie. Io ero nella corsia centrale. Nella mia mente ero convinto di stare andando veramente veloce in macchina. A un certo punto, davanti a me c'erano un po' di macchine nel corso della strada, però tutte quante le macchine che erano davanti a me quando arrivavo io, anche se non abbagliavo, tutte si spostavano nella corsia più di destra, tutte. E io là pensavo: zio, o che sto andando velocissimo, il contachilometri è falsato? Avete presente la navicella di Dragon Ball quando tipo arriva sulla terra che c'è tipo l'aurea davanti e dietro i propulsori? Mi sono visto fuori dalla macchina e vedevo un propulsore azzurro dietro la macchina con l'aurea davanti a tuono, con la macchina che andava col vento che spingeva le macchine ai lati della strada per farmi passare a me. Però vabbè, alla fine arrivo dal kebabaro, prendo un kebab. Il kebabaro aveva praticamente chiuso e c'era il forno da legna chiuso con la legna dentro appena spenta. E ho detto: posso chiederti per favore un panino? E lui mi ha detto: un panino non te lo posso fare perché il forno l'ho spento e non te lo riaccendo, però ti posso fare una piadina. E allora dico: vabbè, fammi la piadina. Nel mentre che mi fa la piadina, arrivano sempre più persone, sempre più persone dopo di me, che io sono arrivato tipo là alle 2.50, il posto chiedeva alle 3. E man mano che la gente arriva, allora hanno detto: vabbè, riaccendi il forno. Allora è acceso il forno e mentre io aspettavo il mio turno per dire cosa volevo dentro al panino, un ragazzo dice: posso chiederti un panino kebab? E lui dice: se io panino kebab 5 euro. E dentro di me penso: no, non è giusto, io sono quello che ha fatto aprire le danze a tutti e visto che il forno era spento io mi sto mangiando la piadina quando volevo il panino. E l'ero veramente incazzato, raga, ma ero veramente incazzato. Non era giusto che il ragazzo dopo di me aveva il panino soltanto perché io ho fatto riaprire il forno. E quindi vabbè, mi ha dato sta piadina. Però raga, a un certo punto, col forno spento, con le robe da pulire eccetera, ci stava mettendo troppo tempo. Ho deciso, in preda all'ansia e al panico, di scrivere alla tipa: ti devo dire un segreto. E le ho mandate la foto del kebabaro, perché io pensavo: bro, se lei si sta aspettando il messaggio di sono arrivato a casa e non l'avevo ancora scritto ed era già passato un bel po' di tempo e lei doveva
presupporre il fatto che io sarei già dovuto essere arrivato a casa. E secondo me tutte queste paranoie c'avevo solo io. Lei non pensava nemmeno a essere arrivato o meno. Sono 18 minuti che sono a casa sua e sono passati 19. Dove cazzo è? Lei non avrà mai pensato a queste cose. Però io pensavo che le pensasse. E poi arriva a casa, le mando la foto che sono arrivato a casa e faccio buona, sono arrivato. E lei fa: ah, posso, grazie mille, buonanotte, ci sentiamo domani. Fine. E ma figa, cioè, io mi sono impegnato. E poi, raga, mangio sto cazzo di kebab mentre guardo il video di Franchino Criminale con i forni a San Salvario. E io ero là col telefono con Franchino davanti che mangiava. E io, così appoggiato, tutto ingoblinito, che mi mangiavo la mia piadina. Solo che ho finito di mangiare il kebab ed era tipo 12 minuti e il video ne durava tipo 20. E quindi io ero così, senza più kebab, che finivo il video, perché ragazzi lì purtroppo mi ero seduto e quindi il mondo ce l'aveva fatta e quindi non potevo più alzarmi. E ho detto: vabbè, finisco il video, poi farò l'Atlante sollevando il mondo e andrò a letto. E tra l'altro una roba che ancora mi ricordo: mi ero sporcato le dita con la salsa e non avevo tovaglioli. C'erano tipo appoggiati sulla credenza e mi sarei dovuto alzare per prendere i tovaglioli e pulirmi le mani. Ritornando al discorso mondo sulla schiena, non potevo alzarmi. E allora ho detto: boh, io metto le mani così, la salsa scomparirà. Ha senso, no? E quindi io rimango, dopo aver mangiato la piadina, così a guardare con i pollici appoggiati, perché la testa pesava, a finire di vedere il video di mio Franchino. Finisce il video, riesco a sollevare il mondo dalla mia schiena per alzarmi e penso: orco due, che palle, mo c'ho la salsa ancora sulle dita. Raga, faccio così, mi guardo le mani, raga, non c'era più salsa, zero. E gli ho detto: bro, avevo ragione. Materializzata anche la salsa, ragazzi. Vado a letto, mi sdraio, muoio nel giro di pochi secondi e c'è un sogno che ho fatto. Era molto strano, eh. Immaginatevi una grande città. Ci sono le strade che sono unico direzione di marcia, due corsie, in mezzo tipo i prati e dall'altro lato due corsie per l'altro senso di marcia. Ci sono alcuni punti di queste due carreggiate dove tu puoi fare inversione. Io ero fermo con un mio amico e la sua fidanzata a piedi in mezzo alla strada sul lato quello centrale dove c'è l'erba. A un certo punto davanti a me c'era sto semaforo. A sto semaforo le macchine passano, il semaforo diventa rosso e arriva questa panda bianca che non si ferma alla linea d'arresto del semaforo, ma va tipo oltre la linea d'arresto di tipo 3-4 metri, ma tipo pianissimo, è pianissimo, va sempre tu. Io vedo che dietro c'è un'altra panda bianca, però era la panda della polizia municipale, e vedo questa donna scendere coi capelli biondi, un po' vecchia, con gli occhiali, per andare da questa persona per dargli la multa che è passata con rosso. E la vedevo che camminava tutta quanta fiera, perché ho detto: minchia, l'ho preso in pieno, gli faccio la multa. Dalla panda bianca che aveva superato il semaforo scende un ragazzo, ma un ragazzo giovane, 18-20 anni, che scende dalla macchina, inizia a camminare piano per andare a piedi nell'altra corsia mentre si fuma un drum. A un certo punto questo ragazzo va nell'altra corsia, ma era in mezzo alla strada che camminava, e io dico: fra, questo si ammazza. E a un certo punto scatta il semaforo verde, quindi le macchine iniziano a passare, e lui fa l'ultimo tiro di sigaretta, la butta per terra e si lascia cadere verso destra, che dove passava le macchine. E zio, due macchine lo prendono in pieno ed esplode tutto sangue, tutto rosso, e si smaterializza. E io mi sveglio sudato, urlato, tio cane, non ho più dormito stanotte, ragazzi. Questi qua sono i reel degli incidenti. Tornando indietro, vi posso dire che questi due tiri non ne valevano la pena, raga. Ritornando al discorso tipa figa tuono, ci riesco probabilmente, vediamo un po' come andrà. E buona.